su in cima, però la curioso di un gatto. Tale perché sale. La torta pasqualina è una torta della tradizione ligure, non è una torta dolce, è una torta salata che si fa con il ripieno di verdure, può essere fatta con le erbette o con i carciofi, di solito, poi ci sono 50.000 varianti. Oggi vi faccio vedere una versione davvero facile. Per prima cosa si fa l'impasto, un impasto che serve per contenere la torta, una specie di pasta matta, ci sono tantissime versioni. Io vi faccio vedere questa qui, poi se volete andare al supermercato compratevi la pasta sfoglia, fate pure. 300 g di farina zero, Gabriele, si può fare con la farina 1, 2? Certo, basta che gli aggiustate un pochino più di acqua. Ripeto, 300 g di farina zero, aggiungo 160 ml o grammi di acqua fredda normale del rubinetto. L'olio non lo metto perché lo metteremo già dopo in abbondanza e non metto neanche il sale perché il sale, la pasta fatta con la farina di grano tenero, diventa grigia e quindi non lo metto, lo metto dopo un pochino. Sì, il sale aggiunto negli impasti fatti con le farine di tipo 0-00 di grano tenero fa diventare grigio l'impasto, anche se ci mettete l'uovo prende un brutto colore, quindi lo mettiamo dopo così sopra tra uno strato e l'altro che faremo dopo. Impastare allegramente, tralallero tralalla. Deve risultare un impasto abbastanza sodo, non vi spaventate se all'inizio è un po' duro, voi lavoratelo, deve venire un impasto sodo, asciutto e liscio. Io lavoro tutto dentro nella bacinella così non sporco il tavolo. Quando vedete che ha assorbito tutta la farina, che non ce n'è dentro più, allora magari un minutino sul tavolo glielo potete fare. Vedete com'è asciutto, com'è liscio? Questa è la consistenza perfetta perché lo impasto, guardate, non sporca neanche l'asse. E così va benissimo, lo lavoro 2 minuti, giusto che è un po' nervosetto, gli diamo anche 2 colpetti e lui si rilassa, gli passano tutti i nervosismi. Lo rimetto nella bacinella, un piattino, non usate le pellicole e lasciamo riposare 10 minuti. Una cipolla media, bianca o bionda, non usate quelle rosse perché sì, sono più buone, però vi fanno tutti i puntini viola dopo nel ripieno. Tritate, a piacere, non c'è bisogno di farli molto fini. Due bei cucchiai di olio extravergine rigorosamente ligure, che è il migliore del mondo, insieme a quello toscano, quello siciliano, quello calabrese, quello pugliese, eccetera. Perché diciamolo, è l'olio d'oliva italiano, è il migliore del mondo, tutta Italia, dal Garda fino giù. Adesso, Gabriele, ci fai vedere come si usano i carciofi surgelati? Pronti, eccomi qua. Adesso vi faccio vedere, perché ci sono un paio di trucchetti, un paio di cosine che bisogna sapere per ottenere un ottimo risultato, meglio di quelli freschi, meglio, abbastanza. Naturalmente potete usare anche quelli freschi, se volete guardare le mie ricette passate, sono tutte con i carciofi freschi, ma questa volta ho voluto fare un'eccezione. Però quando si comprano i carciofi surgelati bisogna stare attenti a un paio di cose. Quando comprate i carciofi surgelati a spicchi, guardate per esempio questo qua, vedete che questo è rosa? Questo qui è più duro della mia testa. Quando trovate un carciofo a spicchi così, insomma, bisogna passarli, bisogna tirare via questa parte. Io sono ancora un po' congelati, io mi trovo meglio se sono un po' congelati perché riesco a tagliarli meglio. E poi la foglia esterna, tiratela via, anche due quando trovate questi qua rosa, perché sono davvero duri. Oppure può succedere, guardate questi, questo qui è perfetto, guardate com'è chiaro, non ha rosa, questo è uno spicchio perfetto, va bene così. Questo qui invece guardate com'è scuro, perché nei carciofi surgelati buttano dentro di tutto, in questo caso tirate via la foglia esterna perché questa qui sarà un po' dura. È importante, perché se buttate dentro 2 carciofi così in una ricetta, rovinate la ricetta. Vedete questo qui com'è? C'ha un pochino di rosa qui e c'ha anche la foglia scura dietro, a parte che si sente che è dura, e una cosa così dura non va bene, è ancora croccante da congelato. Ecco, così diventa un pochino più tenera. E via, vedete qui, è un po' rosa, via tutta la parte sopra. Quando sono rosa così, guarda, anche con il coltello si fa fatica a tagliarli, sono di legno, perciò via. Ecco, mentre invece la parte così, vicino al cuore, è tutta buona. E quindi la mia raccomandazione è quella di ripassarli, oppure in commercio, invece degli spicchi di carciofo, ci sono i fondi di carciofo, cuori di carciofo o fondi di carciofo. I fondi sono fantastici, costano un po' di più, è sempre surgelati, però sono buonissimi. Nel frattempo la cipolla si è dorata, è rosolata. Tagliate i carciofi a pezzettini piccolini, circa 1 centimetro, ma se volete farli anche più grossi di così, va bene lo stesso, è come preferite. Io vi consiglio di farli comunque così, una via di mezzo. Ci sei? Io sì. Vado? Vai. Stai filmando? Ma posso anche tagliare 2 carciofi? Sono sempre pronta io. Vai. Non ti ansia. Una volta tagliati i carciofi, li mettiamo insieme con la cipolla. Attenzione, è mezzo chilo, era un sacchetto di mezzo chilo di carciofi surgelati.
fuoco forte, un po' di sale, un po' di pepe a piacere, mischiare spesso, cottura circa 20 minuti. Un coperchio, non è il suo ma è giusto oggi, oggi fantastico, incredibile, non ci credo. Nel frattempo riprendo in mano il mio impasto che nel frattempo si è rilassato, lo metto sull'asse che nel frattempo si è pulito, lo taglio in 5 parti uguali. 5 parti uguali, ma non è che bisogna fare i farmacisti, cioè più o meno uguali, ecco, prima gli fate due segni, gli prendete le misure e poi tagliate. E facciamo 5 palline, come quelle della pizza. Gabriele, come si fanno le palline della pizza? La pasta la mettete dentro se stessa, ma non è che devono essere perfette, potete farle anche tipo polpette. E poi la arrotolate, la spingete in su, se rotola, la pirlate, come si dice. La vera ricetta prevede che vengano utilizzate 33 palline, perché bisogna fare 33 strati. Io non ci penso proprio, ne faccio 5, 2 sotto e 3 sopra, dopo vi faccio vedere bene. 33 sarebbero gli anni di Cristo, per chi vuole la nazione storica. Coprite le palline con una bacinella, uno straccio, qualcosa. Ricordatevi i carciofi, ogni tanto girarli, devono venire belli asciutti, quindi lasciateli cuocere tranquillamente. Dopo circa 20 minuti, minuto più, minuto meno, guardate, si sono asciugati, stavano leggermente appiccicando, però sono rosolati, vanno benissimo, molto saporiti. E li ho tolti dal fuoco, sono ancora appena appena al dente. Ricotta, quella che c'è, 250 grammi. Prezzemolo, origano o meglio ancora della maggiorana, se c'è fresca poi è il massimo. Formaggio grattugiato fresco, grana, parmigiano, anche pecorino se non è troppo forte. Mischiare. E un uovo, non l'ho messo subito perché i carciofi erano troppo caldi. Che velocità, un gatto. Guardate la densità, guardate com'è modellabile. Naturalmente questo impasto io l'ho fatto fuori dal fornello, fornello spento. Se per caso vi viene troppo molle, troppo liquido, gli buttate dentro uno o due cucchiai di pane grattugiato. Io userò una antichissima teglia in alluminio, diametro 22-24. Non ho messo olio nell'impasto prima. Perché? Perché lo usiamo adesso, abbastanza abbondante, quindi per non esagerare. Un po' di olio sotto nella teglia, pennello, gli diamo una bella spennellata così alla Brancaleone senza tante storie. Adesso stendiamo le palline una alla volta, nel frattempo le altre le lasciamo coperte. Se le mettevo direttamente nel piatto prima, adesso facevo un lavoro di meno, ma ogni tanto la testa non mi segue. Stendetela col mattarello, adesso che hanno riposato, sono belle rilassate, gli potete fare quello che volete, queste qui vanno giù come il pongo. Cercherò di non usare la farina o comunque di usarne il meno possibile perché comunque l'impasto è asciutto e quindi non si attacca più di tanto, vedete? Volendo la potete allargare anche con le mani, la tirate, anche se si storta un po' non fa niente, anche se si fa un buchino lo rattoppate. E la mettiamo sulla teglia, andiamo un pochino fuori dai bordi, non andate dentro nella teglia cercando di foderarla subito, no, non vi preoccupate, lasciatela così un po' appesa, che tanto la forza di gravità lavorerà per voi, lasciatela così, lasciatela cadere giù, piano piano leva giù da sola, poi pizzicate appena appena un pochino i bordi che si appiccica per farla stare lì e non va da nessuna parte. Poi ci mettiamo l'olio, poco, sui lati, così sui bordi che lui scende da solo con la forza di gravità, sempre. Poi prendiamo il pennello e con un attimino di pazienza spennelliamo tutto quanto. Vi ricordate che non avevamo messo il sale nella pasta? Ecco, lo metto adesso, faccio un girettino così e siamo a posto. Vedete com'è? Mettendola contro luce, tra l'altro si vedono anche se ci sono dei pezzi che è più spessa o meno spessa, la metto sopra quell'altra. Totale abbiamo detto facciamo 5 strati, 2 sotto, il ripieno, e 3 sopra, non 33. Come prima, cerco di andare un pochino sopra i bordi, ma anche se scende un po' non succede niente. Un pochino di olio, pennello, e il sale non lo metto perché tanto c'è già quello sotto. Vedete, mi ha fatto un buchino piccolo piccolo, qua non si nasconde niente, ma lo lascio, chi se ne frega. Anzi guarda, sai cosa c'è, ti faccio un bel rattoppo in diretta, qui dove c'è la pasta in eccesso, prendo un pezzettino di pasta, qui c'è il buchino, ce lo metto sopra, rattoppato, ma che bello. Adesso mettiamo il ripieno, ripeto, non c'è bisogno di foderare come se fosse un vestito tutta la teglia, mettete dentro il ripieno che ci penserà il peso del ripieno a mettere a posto le cose.
Adesso lo stendete, andate verso il bordo, vedete che va a posto da solo? Potete anche dargli un pochino di corda, no? Come quando si va a pescare. Ecco. Il peso del ripieno spingerà la pasta contro i bordi della teglia. Con un cucchiaio creiamo 5 buchi, 5 nidi, perché bisogna metterci l'uovo, sennò che torta pascolina è. Beh, sia più o meno alla stessa distanza uno dall'altro, vedete, uno è qua e ne faccio 5. E 5. Nel frattempo ho acceso anche il forno a 180 gradi. Aprite uno alla volta 5 uova con molta attenzione dentro in una ciotola e poi fate questo lavoro, così non mettete pezzi di buccia all'interno della torta salata. E 5. Se si rompono fa niente. E andiamo avanti con gli altri 3 strati, sempre con un pochino di sale appena appena e un pochino di olio spalmato con il pennello. E l'ultimo strato, però l'ultimo strato aspettiamo un attimo a mettergli l'olio, prima lo facciamo appiccicare bene sui bordi come gli altri. Prendiamo il mattarello o un coltellino, schiacciamo in maniera contro i bordi in maniera che da far saltare via la pasta in eccesso. Via le mutande. Così la nostra torta salata avrà un bordo tutto regolare. Adesso potete decidere, o la potete lasciare così, oppure gli fate dei disegnini sui bordi. Adesso vediamo un attimino cosa fare. Potete lasciarla così, dunque, oppure con le mani la pizzicate e fate un piccolo bordino, come vi piace, come preferite. Io faccio questo perché è il sistema più veloce che conosco. Oppure gli fate una treccina con la pasta avanzata, gliela mettete intorno, come i cordini, quelli che si fanno per le tende, per le sedie. E la bolla? E adesso la bolla la sistemiamo. Vi ricordate che le uova sotto le avevamo messe intorno, in mezzo no? E comunque anche se ne buchiamo una non succede mica niente, quindi prendo un stuzzicadenti, faccio un buco in mezzo, lo slargo un po' e mando fuori l'aria. Però se volete fare anche qualche buco in più non succede niente. Ultimo giro di olio, ma non vi preoccupate per l'olio, per la quantità, perché vedete che c'è il ciuccio. In totale avrò messo 2 cucchiai di roba, 3 cucchiai di olio, non di più, non ho messo tantissimo. Adesso per l'ultimo giro una bella spennellata fatta proprio bene, eh? Potete fare anche uovo e latte se volete su in cima, però la tradizione dice olio e olio sia. Sopra, alla fine, un pizzichino di sale appena appena ancora, darà l'effetto focaccia, diciamo, quel saporino di sale che si sente all'inizio. C'è chi ci mette dentro altri ingredienti come dei pezzi di formaggio, dei ciccioli, pezzettini di prosciutto cotto oppure di pancetta, però io ho preferito farla semplice seguendo la tradizione il più possibile. Il forno è già caldo, 180 gradi, là in forno nella parte un po' verso il basso, così cuoce bene sotto, per 50 minuti. Ci ha messo davvero 50 minuti precisi ed è venuto fuori, guarda, un gioiellino. Questo è un gioiellino. Adesso bisogna farla raffreddare un pochino. La mettete sul tavolo, gli mettete sotto uno spessore in maniera che giri l'aria anche sotto. Se la volete croccante sopra, la lasciate così, che si rompa quando la tagliate. Se la volete invece un po' più morbida, prendete un panno leggero, traspirante, e glielo mettete sopra. Fa un po' di condensa e la farà un pochino più umida, ve la terrà più morbida. È passata una mezz'oretta, è ancora molto calda, devo dire, però la giro subito perché ho paura che magari mi fa troppa condensa sotto perché è chiusa dentro una pentola. E quindi la giro. Vediamo. Oh, eccola qui. Piatto, manovra tattica, voilà! È ancora calda, ma io come al solito io non resisto, cioè io sono troppo, sono più curioso di un gatto, devo assolutamente, senti che roba? Andrebbero tagliate da fredde così mantengono la forma, ma io sono sicuro che questa qui neanche fa in tempo a diventare fredda perché questa sparisce prima. Ma guardate che roba, una meraviglia, è fantastico, dov'è l'ovetto? Io voglio cercare l'ovetto. E niente, per trovare l'ovetto ho dovuto tagliarne una fettina, così comincio a assaggiare. Eccolo qui l'ovetto. Ragazzi, che profumo, che bontà. Poi sopra è bella croccantina e sotto è morbida, dentro è saporitissima. È qualcosa di fantastico, dovete farla assolutamente. Provatela questa qui con i carciofi, anche surgelati. Sono buonissimi. Ciao a tutti.